Ciao ragazzi, sono Paul e in questo video voglio spiegarvi il solo di The Dreamer di Ozzy Osbourne suonato dal mitico Zakk Wylde. Ho scelto questo solo perché, anche se è uno tra i più semplici di tutta la carriera di Wylde, all'interno ci sono le tecniche fondamentali per imparare a suonare bene il rock. Dal vibrato, al bending, al glissato, fino ad arrivare sull'outro, diciamo, del solo, alla plettrata alternata. Passo passo quindi vi farò vedere come riuscire a intonare al meglio il bending, come glissare, come vibrare anche in alto, perché è molto complesso riuscire a fare un bending e vibrare mentre stiamo suonando un bending, e vi darò qualche consiglio su come sviluppare e velocizzare la plettrata alternata. Come strumentazione ho usato la mia solita Marshall JMP, che è praticamente inseparabile, la mia Les Paul 1960, che è praticamente la prima Les Paul che ho acquistato, anzi mio padre mi acquistò quando avevo 18 anni, e l'Ozzy Drive, che è il pedale di Guitar Tutorials. Il setup di Wylde tendenzialmente è abbastanza simile a questo, naturalmente, anche se poi nel corso degli anni, diciamo che ha incominciato sempre più a riempire le proprie distorsioni di gain, scelta soggettiva che non ha mai soddisfatto, anche perché preferisco la prima parte della carriera di Ozzy, citando No Rest for the Wicked, citando No More Tears, ma soprattutto andando a prendere i progetti spin-off di Zakk Wylde su tutti Pride and Glory e Book of Shadows, che assolutamente vi consiglio di andare ad ascoltare. Adesso andiamo a sentire subito il solo e poi ci vediamo al tutorial. La prima parte del solo si sviluppa, come detto, nella pentatonica di si bemolle minore. La frase è tendenzialmente molto semplice. Quello che posso subito insegnarvi è quello di iniziare con un glissato, che può essere come nota di partenza da una nota più acuta, ossia da una più grave. L'importante è dove cadiamo, insomma, dove ci fermiamo, con un glissato che tende a dare l'inizio proprio alla frase. Abbiamo subito il bending sulla terza corda. E concludiamo il primo lick con un vibrato, in questo caso vibro col dito numero 1, in maniera molto morbida. Secondo lick è sempre sulla pentatonica di si bemolle minore. Ve lo faccio rivedere molto lentamente. Come vedete, concludo con un vibrato sul bending. Questo è molto importante perché dà un po' più di enfasi a tutto il solo. In questo caso, come vedete, vado proprio a proteggere la corda centrale, la corda del sol, quella che sta praticamente suonando il bending, quindi risuona per il bending, e la vado a proteggere con il dito numero 2 e il pollice. Un esercizio utile per riuscire a imparare a vibrare è quello di eseguire un bending, in questo caso, e cercare di non perdere l'intonazione, ok? Flettere leggermente la corda per riuscire a, insomma, intonare quei microton che fanno sì che si raggiunga la nota che noi vogliamo vibrare. Sulla fine di questo lick vado, diciamo, a usare, a suonare uno dei cliché rock più importanti, quello di suonare il bending e poi concludere con un pull off.
Per riuscire a suonare al meglio questo tipo di lick è importante intonare il bending, portarlo giù all'intonazione della nota da cui siamo partiti, per poi pizzicare verso il basso, ok, la corda, per andare a effettuare un pull off. Spesso io mi esercito anche a tenere il vibrato lungo sulla nota, tra virgolette, d'atterraggio, proprio per continuare a migliorare la il possibile flusso proprio della nota, ok? Cioè la nota che dura veramente durante, durante tutta l'esecuzione. Questo è molto importante. Poi con ampli di questo tipo è ancora molto più divertente, perché riuscite proprio a conoscere le dinamiche del vostro ampli. Dopodiché passiamo sul registro alto, quindi anche qui Wild va a riprendere più o meno le stesse frasi per concludere il solo. E un consiglio che vi do è quello anche di andare proprio a portare un'ottava sopra il vostro tema. Come avete visto, ho concluso la frase con un let ring, un bending con let ring. Il bending con let ring vi aiuta a sviluppare l'intonazione del bending, perché con la con il dito numero 3, quindi andiamo a suonare il bending sulla corda numero 2, e col dito numero 1 stiamo già suonando la nota che andremo a raggiungere con il bending. Anche questi bending molto lenti sono veramente un cliché rock, cioè arrivare lentamente alla nota. Wild molto spesso usa questo tipo di bending. Vibrate in alto, se riuscite, in modo energico, senza perdere l'intonazione. E poi andiamo a concludere il solo con un classico vibrato alla Zakk Wylde, ok? Che è il vibrato veramente violento, selvaggio. Anche qui dovete fare attenzione all'intonazione. Molto importante è anche tappare le corde che non vogliamo che risuonino, se no avrete un risultato tipo questo. Sentite? Con un ampli di questa dimensione poi è ancora tutto più evidenziato. L'ultima frase è impletata alternata, come vi avevo già accennato prima, è la scala di Si bemolle minore, tre note per corda. Perché? Perché vi aiuta a sviluppare la pletrata alternata. In questo caso abbiamo delle sestine, molto lentamente, questo video è tutto. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al nostro canale e a unirti alla nostra community su Patreon, dove avrai libero accesso a backing tracks, tabs e tanto altro ancora. Ti lascio qui sotto il link in descrizione. Qui di fianco invece ti lascio le nostre playlist per iniziare a fare davvero sul serio con la chitarra. Ciao!